stando spesso a contatto col mondo di giovani e anche giovanissimi musicisti, allievi, studenti di musica, emerge spesso un problema, una mancanza, un vuoto. A volte qualcuno ne è consapevole di questo qualcosa che manca, altre volte semplicemente si sente la mancanza di qualcosa e non si riesce ad inquadrare bene di cosa si tratti. Il problema principale che crea questa mancanza, questo vuoto, è la consapevolezza dell'interpretazione. Sull'interpretazione sono stati sprecati fiumi di inchiostro e si sono tenute conferenze, incontri, lezioni di musicologia per ore, per giorni, settimane, mesi. L'interpretazione è un problema molto molto vasto e molto importante per poter fare musica bene anche a livello professionale. Che cos'è l'interpretazione? Vi offro quella che è la mia convinzione di cosa sia l'interpretazione. Interpretare una pagina musicale significa, prima di tutto, ovviamente, comprenderla. Comprenderne il linguaggio, le strutture, i periodi, le parole, le frasi, il discorso unitario di quella determinata pagina. Non basta. Occorre conoscere bene o al meglio possibile l'autore, il compositore. Questo non soltanto dal punto di vista stilistico, ma anche e soprattutto dal punto di vista umano. Chi è? Cosa ha vissuto? Cosa ha attraversato la sua storia, il suo cammino umano? Cosa succedeva nella sua vita quando quella pagina è fiorita dalla sua mente, dalla sua penna, ed è uscita da lui ed è apparsa nella storia della musica di questo mondo? Chiaramente dobbiamo conoscere il periodo storico, perché dobbiamo conoscere cosa accade nel mondo che ruota attorno a quell'autore e a quella pagina quando quella pagina è venuta alla luce. E poi dobbiamo tener conto dello strumento che ho a disposizione per poter eseguire quella pagina, della circostanza, del contesto, dell'ambiente sonoro. E dopo che avrò fatto questo, sarò soltanto a metà dell'opera. Purtroppo sì, interpretare richiede tanto tempo, tanta maturazione e tanta fatica. Perché dopo che avrò fatto tutto questo, dovrò chiedere a me stesso una cosa fondamentale. Cosa intendo dire, dare, offrire, donare a chi mi ascolta con l'esecuzione di quella pagina? Cosa ci metto di mio? Che gestualità intendo fare? Come intendo andare a toccare l'intimo della persona o delle persone che mi ascoltano? Questa è l'interpretazione, secondo me. Un grande problema legato alla percezione dell'interpretazione presso i nostri giovani e giovanissimi è spesso dettato dal modo con cui sono accompagnati a accostarsi alla pagina musicale. Questo vale soprattutto per la musica del periodo, diciamo, classico, cioè intendo dire la musica soprattutto del periodo barocco, soprattutto Bach. Per quale motivo? Perché spesso, specialmente presso i giovani pianisti e tastieristi, la musica di Bach è vista un po' come semplice e pura palestra di tecnica per conquistare una certa agilità, indipendenza delle parti in gioco e quant'altro, saper far correre bene le mani sulla tastiera, ovviamente a spaccato e rispaccato tempo di metronomo intransigente e severo. Sapeste quante volte mi è capitato di sentire adolescenti, giovani, giovanissimi, che dicono: ma Bach tanto è tutta tecnica, una volta che ho imparato la tecnica è tutto lì, a me non piace perché non dice niente. Sciagura, orrore, distruzione su chi li ha portati a pensare una cosa del genere. Ma è ovvio che pensino una cosa del genere se, quando i nostri giovani e giovanissimi hanno incontrato la loro prima invenzione a due voci, la loro prima sinfonia a tre voci, la loro prima suite, il loro primo preludio e fuga del clavicembalo ben temperato, tutto è stato concentrato sulla tecnica.
Un antico proverbio dice che abbiamo due orecchie e una sola bocca perché dovremmo ascoltare il doppio di quello che poi diciamo. Spesso ho trovato che i nostri giovani non sono mai stati accompagnati a fare prima di tutto un ascolto sereno, serio e profondo di qualche ottima interpretazione di quelle pagine. Mi è capitato tante volte di chiedere a qualcuno di loro: ti è mai stato spiegato che cosa sono gli affetti in questo genere di musica? No, ovviamente. Hai mai ascoltato questo brano che stai studiando uscire dalle mani, dalle dita, dalle sonorità di un cembalista che lo sta proponendo su un buon clavicembalo o un buon clavicordo? No, anzi, addirittura quando si rammenta il clavicordo, che cos'è? Eccoci. Ci siamo già capiti. Ti è mai stato spiegato che cosa c'è dietro a quella raccolta da cui tu stai studiando quel pezzo? Cosa c'è nell'intenzione dell'autore? No, spesso e volentieri niente di tutto questo. Allora è ovvio che rimane soltanto tecnica, 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 far correre le mani a tempo di un metronomo spaccato e Bach, o chi per lui, anche altri autori dello stesso periodo, risultano semplicemente alla stregua di studi, come i tanti che ce ne sono, per formare la tecnica, irrobustire i tendini, sviluppare una certa consapevolezza delle parti in gioco nel contrappunto, e così via. Siate curiosi, ragazzi. Fatevi le domande giuste intorno a quello che state suonando. Fatevi sedurre il cuore da quello che state suonando, e allora da lì capirete che state cominciando il cammino lungo, faticoso, impegnativo, ma affascinante e meraviglioso che è quello dell'interpretazione. Questo vale per tutta l'arte, non soltanto per la musica. Vale per chi approccia un'opera d'arte di arte figurativa, che sia pittura, che sia scultura. Vale per chi approccia un testo letterario. Interpretare, comprendere, andare a fondo nelle cose, saperne fare esegesi, porsi le domande su tutte queste cose meravigliose significa sviluppare piano piano e sempre più coscientemente un senso critico, saper soppesare le cose, saperle valutare, saperne comprendere il valore anche in proporzione le une fra le altre e, in ultima istanza, saper rendere la mente e il cuore così sensibili da imparare quell'arte difficile da distinguere fra ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è brutto e ciò che è bello, ed imparare che nel cammino di questa vita abbiamo a che fare continuamente con una infinità di gradazioni di grigio, per cui non esiste soltanto il bianco e il nero, soltanto gli assoluti, ma ci è chiesto di avere un cuore ed una mente così aperti a non giudicare, non condannare, ma comprendere e, per quanto ci è possibile, abbracciare tutto quello che esce di bello e di buono e di vero dal cuore dell'uomo. Questo è interpretare. Non basta certamente un video caricato su YouTube per poter sviscerare sotto ogni aspetto il problema dell'interpretazione. Quello che reputo più giusto e più utile è farvene un esempio in base a un mio personale percorso su un determinato brano. Si tratta del corale per organo Wacketauf BWV 645 di Johann Sebastian Bach. Mi trovo davanti questo spartito, la prima domanda che devo farmi è: che cos'è e da dove viene? Vedo il titolo, mi documento e vedo che alla base di questo brano c'è un corale. Che cos'è un corale? Un corale è un canto che l'assemblea liturgica luterana canta in determinati giorni e in determinati momenti durante l'azione del culto nella chiesa luterana. Nella fattispecie si tratta dell'omonimo corale Wacketauf Ruft uns die Stimme, che viene cantato durante una domenica del tempo ordinario, una delle domeniche dopo la festa della Santissima Trinità, e che si riferisce ad un episodio specifico del Vangelo di Matteo.
l'episodio della parabola delle vergini sagge e vergini stolte. Il testo del corale dice così: «Svegliatevi, una voce vi chiama. Dove siete, vergini sagge? Prendete le vostre lampade accese. Ecco lo sposo. Andategli incontro». Chiediamoci quindi da dove viene questa pagina per organo. Viene da una raccolta di 6 pezzi, i corali Schubler, detti così perché pubblicati nel 1748 dall'editore Johann Georg Schubler. Sono 6 pagine, naturalmente di Johann Sebastian Bach, in cui Bach su 5 di esse, 5 su 6, ha operato delle trascrizioni per solo organo da quelle che originariamente erano pagine di sue cantate sacre. Allora vuol dire che alla base di questa pagina per organo c'è una cantata, ed è esattamente la omonima cantata, Wacht auf, BWV 140, che Johann Sebastian Bach ha composto ed eseguito 2 volte nel corso della sua vita, esattamente nel 1731 e nel 1742. Ci troviamo quindi di fronte ad un Bach adulto, pienamente consapevole della sua arte. Ora dobbiamo sapere che cos'è una cantata, a cosa serve. Nel culto luterano, specialmente dell'epoca barocca, la cantata aveva un compito specifico, ovvero far riflettere sulle letture, soprattutto sul testo del Vangelo, drammatizzandolo, ripercorrendolo musicalmente attraverso una successione di corali, arie recitativi che permettevano di rileggere in canto, commentandolo musicalmente in maniera opportuna, il testo che era stato proclamato e sul quale il pastore aveva da fare il sermone, oppure l'aveva già fatto, perché a volte la cantata veniva eseguita prima del sermone, altre volte dopo. Insomma, erano i 2 polmoni della ruminazione, comprensione e meditazione del testo della scrittura: il sermone del pastore e la cantata fatta eseguire dal responsabile della musica di quella determinata chiesa. Questa è una cantata. In questa cantata troviamo il bellissimo corale Zion Hort per tenore solista, archi e basso continuo. Gli archi d'abbraccio eseguono una linea melodica molto piacevole che imita quasi dei colpetti gentili ma decisi da dare sulle spalle di chi sta dormendo per svegliarlo, mentre il violoncello passeggia con incedere maestoso e fa una linea di basso veramente bella e suggestiva. A questo punto entra la voce del tenore solista che canta il testo. Sion ode le guardie cantare, il suo cuore è pieno di gioia, si sveglia e si leva in fretta, il suo sposo scende glorioso dal cielo. Tutto è un invito persuasivo e gentile ad uscire dalle proprie tenebre, dall'ombra della propria morte, dall'ombra della propria apatia, della propria tristezza, della propria disperazione, per alzarci, ascoltare ed andare incontro allo sposo celeste, esattamente come fanno le vergini sagge della parabola di Matteo, che si fanno trovare con le lampade accese, cioè con una fede viva. Prima di dire qualcosina di strettamente pratico per quanto riguarda il mettersi materialmente all'organo a studiare e poi proporre in esecuzione questa pagina, c'è da chiarire un aspetto. Quanto detto fino ad adesso sembra che riguardi il mondo della fede, il mondo della teologia, il mondo del credere, il mondo dei baciafile, come dice in modo così sprezzante la gente che non ha molto in simpatia chi frequenta la chiesa e le azioni liturgiche. Questo è uno sbaglio metodologico, esegetico enorme. Se però sono persona che non crede, che non ha fede o che crede in qualsiasi altra cosa che non sia la fede giudaico-cristiana, allora questa pagina mi aiuta a capire la dimensione orizzontale dell'esistenza comprendendo l'uomo. Quanto possa essere bello ciò che esce dal cuore dell'uomo quando vuole amare, quando vuol fare qualcosa di profondamente meraviglioso da poter offrire ai propri simili per farli stare bene,
fare musica per stare bene, per crescere, per rasserenarsi, per guarire, perché l'atto musicale è un atto di amore che guarisce. L'invito a rialzarci da una condizione di solitudine, di abbandono, di tristezza, di apatia, di depressione. L'invito a tendere la mano ai propri simili, a cercare aiuto per uscire da quella condizione di tenebra e di morte. Un invito alla vita, alla gioia della vita, alla bellezza della vita. Quanto poco se ne parla di quanto sia meravigliosa la vita, bombardandoci invece continuamente con tanti orrori e tanta bruttezza. La bellezza salverà il mondo, diceva Dostoevskij. Ecco, eseguire una pagina di questo genere, anche per chi non crede, è un atto di bellezza che contribuisce a salvare il mondo. Vi pare poco? Venendo all'atto pratico di mettersi all'organo per poter proporre questa pagina, dobbiamo tener conto di alcuni ulteriori aspetti. Tralascio la questione degli affetti, perché degli affetti ne ho già parlato in un altro video, vi lascio il link qui sotto in descrizione, così se volete andare a rivedere la questione degli affetti siete liberissimi di farlo o di bypassarla completamente a vostra discrezione. Qui mi interessa semplicemente indicare un modus operandi per potersi mettere all'organo con un pochino di coscienziosità. Prima di tutto, dobbiamo andarci ad ascoltare una buona esecuzione del Wacketauf nella versione corale, cioè quando c'è il tenore solista, l'orchestra di archi e il basso continuo che lo eseguono. Perché? Perché nel modo di gestire il tema degli archi affidato alla mano destra, il modo di far spiccare o parlare la melodia solista che originariamente è del tenore ed è affidata alla mano sinistra, il modo di far procedere le note del pedale che nella partitura originaria è affidato al violoncello, la linea del basso, dobbiamo tener conto il tenore come canta, i violini come si muovono, gli archi come si muovono, il violoncello come procede, come fa le arcate, cosa marca con energia, cosa lascia andare con morbidezza. Tutto questo ne va per poter rendere viva e vitale la pagina secondo quel gusto e quel linguaggio che la rendono efficace, altrimenti può diventare, come tutta la musica antica, una noia mortale per il semplice fatto che non stiamo applicando il suo linguaggio adatto alla resa interpretativa della pagina. Infine, per quanto riguarda ancora l'aspetto dell'esecuzione pratica, dobbiamo tener conto di due ultime cose. Prima di tutto, l'aspetto metronomico. L'ho già detto che è un errore interpretativo clamoroso pensare o proporre un Bach, come qualunque brano della musica antica, a metronomo spaccato come se fosse un esercizio di tecnica. Sbagliatissimo. Perché? Perché per questa musica non si deve parlare di metronomo, ma si deve parlare di tactus. Che cos'è il tactus? Il tactus è il calcolo della pulsazione media del battito cardiaco. Quando si scriveva musica di questo genere non si aveva interesse o necessità di avere il metronomo, perché, come ho già detto in altre circostanze, non si tratta di incasellare all'interno di unità ritmiche rigorose delle frasi musicali, ma si tratta di fare un discorso, una orazione, un enunciamento che, anziché fatto di parole, è fatto di note, è fatto di suoni, è fatto di frasi che sono legate fra di sé dalle regole dell'armonia e del contrappunto. E all'interno di un discorso, specialmente se lungo, non si usa mai lo stesso tono o lo stesso ritmo di voce, perché in base a ciò che sto dicendo, sottolineando, marcando, oppure lasciando andare con scorrevolezza, cambia anche il modo con cui pronuncio quei determinati contenuti. In questo senso il tactus è la regola ritmica, cioè l'ossatura scheletrica base che mi dice: ok, il ritmo è quello, il tempo è quello. All'interno di questi binari logici, giusti, legittimi, tu enuncia il tuo discorso musicale. E qui c'è da lavorare di fino, in punta di pennello, in punta di lima, per poter realizzare un'esecuzione che, rimanendo coerentemente logica, abbia quella morbidezza, flessibilità,
capacità di uscire dal reticolo metronomico senza violare l'organizzazione coerente di tutta la pagina. Un lavoro molto 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 delicato, ma che rende viva quella pagina, perché pensiamoci bene, il cuore non batte mai alla stessa velocità, e anche se facciamo un calcolo medio di qual è la sua pulsazione, la pulsazione del cuore varia a seconda dell'emozione, dello stato d'animo, appunto dell'affetto, che sto comunicando con quella pagina. Anche qui entra di mezzo la questione dello stilus fantasticus, di cui prima ho già parlato in precedenza, ma più che una questione così teorica, così alta e apparentemente complicata, dobbiamo semplicemente tener conto che anche all'interno di uno stesso discorso, l'emozione, lo stato d'animo, ciò che voglio dire in base a ciò che il cuore sente, cambia, e quindi dobbiamo avere quell'eleganza, quella accortezza, quella prudenza e quella poeticità tali da poter rendere vivo il discorso musicale che sto facendo. Ed infine ci resta da dire l'ultima cosa sull'aspetto della cantabilità. Ora riprendo per l'appunto il volume delle invenzioni a due voci di Bach. Tantissimi hanno incontrato come un vero e proprio incubo queste pagine, perché è un incubo tremendo per lo studio dell'indipendenza delle mani e del pensiero contrappuntistico di primo acchito quando si è giovanissimi musicisti. Ma quanto pochi sanno, a volte anche tra gli insegnanti, che cosa scrive Bach nella prefazione a quel volume. Bach non scrive il volume delle invenzioni a due voci per comporre, per proporre un metodo di studio della tastiera fatto di esercizi, per niente. Bach scrive quel volume per insegnare l'arte della cantabilità, e lo dice lui stesso nella prefazione a quel volume. Cosa significa? Significa avere quella capacità di organizzare il gesto musicale in maniera tale che le orecchie, la mente e il cuore di chi ascolta abbia tempo, modo, maniera di recepire e di gustare ciò che il musicista con il suo gesto esecutivo gli sta porgendo, gli sta offrendo. Teniamo conto di una cosa. Nel mondo della musica antica, nel mondo della musica dell'epoca di Bach, non esistono le registrazioni. Quindi, se una persona durante il tempo della sua vita una stessa musica organistica, orchestrale, una cantata, quello che volete, la ascoltava 3-4 volte, l'aveva ascoltata spesso, perché non c'era il desiderio della riproposizione continua, frequente della stessa pagina, che mi abitua l'orecchio e la mente a quei contenuti e che quindi poi mi chiede per forza di dover sbalordire in qualche modo quando ripropongo quella pagina che tutti conoscono. Questo non c'era. E se vogliamo entrare all'interno di questa problematica, potrebbe essere uno dei motivi per cui questa musica riesce ad essere così poco comunicativa con le nuove generazioni. Certamente ci sono tutta una serie di problematiche legate alla analfabetizzazione musicale, alla mancanza di frequentazione di questo genere di bellezza, a problematiche mentali, psicologiche, sociali, qualunque cosa. Però pensiamoci bene, un'esecuzione ben organizzata che per un qualsiasi motivo andasse ad essere ascoltata per la prima volta da un ragazzo, da un adolescente, da un giovanissimo, da un giovane adulto all'interno di una chiesa o durante un concerto, organizzata quell'esecuzione in maniera tale che possa essere recepita bene, possa emozionare, possa essere compresa anche solo a un livello superficiale, ma l'arte, quando è autentica, parla subito, poi ci chiede eventualmente di approfondirla, ma deve poter parlare immediatamente. Un'esecuzione di quel genere è in grado di rendere fertile e riproduttiva la musica che stiamo suonando. Se non facciamo così, se faccio una tiritera di note infilate una dietro l'altra con grandissima perizia tecnica, ma a una velocità supersonica o a uno staccato da ussaro della tastiera, come direbbe Bach, c'è un problema, perché
Magari chi conosce quel pezzo dice: oh, quanto è bravo questo organista. Eh sì, però chi non ha mai sentito quel pezzo dice: ma che scatole, ma cosa sta facendo? Ma io non ci torno più ad ascoltarla questa roba. Capiamo che la cantabilità allora è l'arte di saper porgere nel modo giusto, adeguato e fruttuoso la pagina musicale in maniera tale che sia recepibile, godibile e sia fertile dentro alla persona che l'ascolta, anche per la prima volta. Il che non significa dobbiamo suonare lentamente, dobbiamo fare come il maestro della prima o della seconda elementare che legge la piccola poesia piano piano per cercare di far seguire le paroline, le frasi, i versettini ai suoi bambini che hanno appena incominciato a leggere. No, ovviamente no. Ma che ci sia quel senso di attenzione alla velocità con cui la mente riesce a recepire, comprendere e godere ciò che noi musicalmente le stiamo porgendo, questo sì, la cantabilità è assolutamente indispensabile. Detto questo, vi lascio alla mia personale proposta esecutiva del corale Wachtauf, che ho scelto di eseguire durante la terza domenica del tempo ordinario, che da un po' di anni a questa parte è la domenica dedicata all'attenzione particolare alla parola della scrittura all'interno della vita della Chiesa. Perché ho scelto di eseguire questo corale in quella circostanza? Per un motivo molto semplice, perché essendo un corale che invita appunto al risvegliare il cuore, risvegliare la mente, risvegliare il desiderio dell'ascolto, direi che è una pagina quanto mai opportuna per renderci desiderosi di avere la nostra lampada accesa, la lampada dell'attenzione, la lampada della mente, la lampada del cuore, la lampada della carità. Buon ascolto!